Grazie per l'invito e grazie per la possibilità di riflettere con voi su una situazione che, come tutti avete ricordato, è una situazione molto grave, molto complessa e segnata da un'incertezza che nessuno di noi aveva visto in passato, perché noi oggi sappiamo che la fase peggiore dell'epidemia è alle nostre spalle, si stanno liberando i posti in terapia intensiva, si stanno liberando i posti negli ospedali. Per la prima volta negli ultimi 2 giorni si è ridotto il numero dei cosiddetti attualmente positivi, ma non siamo assolutamente in condizione di prevedere quando arriveremo a contagio zero, né tantomeno possiamo evitare ed escludere a priori il rischio di una seconda ondata di contagi. Noi potremmo dire che la situazione sarà definitivamente sotto controllo quando saranno state sviluppate terapie efficaci o ancor meglio un vaccino nei confronti del Covid-19. Naturalmente questa situazione di forte incertezza condiziona anche le scelte di politica economica e sociale e anche il profilo e la tempistica della ripartenza. Possiamo dire che il 4 di maggio ripartiranno una serie di attività economiche e produttive. Possiamo dire che questa ripartenza sarà graduale, sarà differenziata a seconda del grado di rischio di ciascun ambito. C'è il tema del trasporto pubblico, degli spostamenti delle persone, che avrà un peso rilevante nell'organizzazione della fase 2. Possiamo dare un giudizio complessivo su quanto sta accadendo in Italia e negli altri paesi colpiti, che è un giudizio di condivisione con quello che scrivevi pochi giorni fa nel tuo articolo, Alberto, quando ricordavi le pandemie del passato e il fatto che noi siamo di fatto abbiamo affrontato Covid-19 in una situazione di impreparazione che ha portato tutti i governi, quello cinese, poi quello italiano e poi quelli che ci hanno seguiti, ad affrontare sostanzialmente questa epidemia chiedendo alle persone di rimanere nelle loro abitazioni, di limitare al massimo le relazioni sociali, esattamente come era avvenuto nei secoli passati per le epidemie che l'umanità si è trovata via via ad affrontare. Dal punto di vista, ed è un'amara considerazione che mi sento purtroppo di condividere, dal punto di vista più strettamente economico siamo di fronte ad uno shock senza precedenti che sta producendo una contrazione del prodotto interno lordo nettamente superiore a quella che avevamo registrato nella grande recessione del 2008-2009, ed è una crisi contemporaneamente di domanda e di offerta che ha impatto immediato sull'economia reale. La crisi del 2008 era una crisi nata nel mondo finanziario e trasmessa all'economia reale, questa è una crisi che impatta direttamente e rapidamente sull'economia reale con effetti che sono, voi stimate una contrazione dell'11% del PIL italiano nel 2020, il DEF che il governo pubblicherà tra poco è un filo più ottimista perché prevede una contrazione dell'8% del PIL nell'anno in corso, ma sono comunque dati drammatici se ricordiamo che nel 2009 la contrazione era stata, se non ricordo male, di 5,5 punti. Nel 2020 rischiamo di bruciare, così dicono le previsioni che pubblicheremo a breve, il 6,5% dell'occupazione in termini di unità di lavoro, vuol dire più o meno oltre, credo, 1 milione di posti di lavoro equivalenti a tempo pieno, e abbiamo un deficit tendenziale attorno all'8% del PIL e un debito che supererà la soglia del 150% in rapporto al prodotto interno lordo. Tutto questo avviene in una situazione di stress senza precedenti anche dei mercati finanziari. Credo che tutti siamo rimasti colpiti dal West Texas Intermediate, che è andato addirittura in territorio negativo, cosa che non penso non si fosse mai registrata sui mercati dell'oil and gas, e che dà il segno dell'incertezza, della volatilità della crisi di fiducia di chi opera sui mercati finanziari.
la reazione dal punto di vista della policy in Italia è una risposta anch'essa senza precedenti. La crisi del 2008 era stata affrontata dall'allora governo italiano mettendo in campo il primo decreto vero di sostegno all'economia dopo 75 giorni e con un impatto sull'indebitamento netto di 32 milioni di euro, quindi sostanzialmente un'operazione a costo zero. Noi abbiamo costruito il primo intervento, il decreto Cura Italia, il DL 18, che è stato approvato circa un mese dopo l'esplosione dell'epidemia nel nostro paese e con un impatto di 20 miliardi sull'indebitamento netto e 25 miliardi sul fabbisogno. Per darvi un termine di paragone, siamo a un livello nettamente superiore rispetto alle due ultime leggi di bilancio approvate nel nostro paese. Il decreto Cura Italia, come sapete, lavora, perché lo stiamo convertendo in Parlamento, su quattro ambiti di intervento: il potenziamento del sistema sanitario e della protezione civile, la protezione del lavoro e dei redditi delle persone, un primo pacchetto di interventi che garantisce 350 miliardi di liquidità alle imprese e la sospensione delle scadenze per il versamento di imposte e di contributi. A questo primo intervento, che dovremmo convertire definitivamente in legge in Parlamento tra oggi e domani, è seguito il decreto liquidità, il decreto 23, che si è concentrato su uno dei due aspetti fondamentali dell'azione di policy del governo. Il primo aspetto è la garanzia della continuità del reddito per quanto possibile delle persone e delle famiglie. Il secondo aspetto è la necessità di garantire la sopravvivenza del sistema produttivo esposto ad una situazione senza precedenti. Il primo intervento valeva 350 miliardi, il secondo intervento ne aggiunge 400 con due strumenti: un potenziamento ulteriore del fondo di garanzia delle piccole e medie imprese e per le imprese di taglia maggiore il meccanismo che abbiamo incardinato su SACE di garanzia pubblica dei prestiti garantiti alle imprese. Messi assieme la moratoria e i provvedimenti del Cura Italia e il pacchetto di liquidità del DL 23 valgono 750 miliardi di euro, oltre il 40% del PIL secondo i nostri calcoli. L'implementazione di queste misure sta registrando le problematiche che vengono sollevate da più parti, meno drammatiche a dire la verità di come vengono rappresentate, e credo che i numeri della task force incardinata al Ministero dell'Economia lo stiano dimostrando, con oltre 600.000 pratiche già avviate, soprattutto quelle legate al primo decreto al Cura Italia, perché quelle del decreto liquidità sono in via di implementazione in questi giorni. Però insomma è chiaro che dovremo monitorare molto strettamente l'afflusso di queste risorse attraverso un canale bancario che anch'esso presenta una risposta differenziata, che sta lavorando comunque a scartamento ridotto, che ha le difficoltà operative che ognuno di noi sta sperimentando in queste settimane. Il decreto liquidità contiene anche delle norme che modificano il codice civile per garantire la continuità delle imprese. Penso al 2446 e al 2447, penso anche al rinvio del codice delle crisi d'impresa. Sono scelte normative che hanno un impatto diretto però sulla sopravvivenza delle imprese in questa condizione di eccezionalità. Ci sono le norme sul Golden, sull'esercizio dei poteri speciali, Golden Power nei settori strategici, e ulteriori interventi di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi. A questi due provvedimenti si aggiungerà entro la fine del mese il cosiddetto decreto aprile, che da una parte sarà in continuità dal punto di vista della tipologia di interventi con i due provvedimenti precedenti. Penso all'estensione ulteriore degli ammortizzatori sociali. Noi abbiamo un ricorso triplicato alla cassa integrazione rispetto all'annus horribilis del 2009. Noi l'abbiamo allargata con la cassa in deroga a tutti i lavoratori, a prescindere dalla dimensione, dal settore di appartenenza delle loro imprese, ma è chiaro che l'uscita o l'inizio dell'uscita dalla crisi non sarà
così immediato. Noi dobbiamo darci un orizzonte temporale di qualche mese nella garanzia piena degli ammortizzatori, garanzia estesa degli ammortizzatori sociali. Il decreto aprile rinnoverà, potenziandolo, l'intervento per il mondo del lavoro autonomo e per i professionisti, che è una novità nel sistema di welfare italiano, così come stiamo immaginando una sorta di contributo di ultima istanza per le famiglie che non hanno nulla, non hanno reddito di cittadinanza, non hanno cassa integrazione, non hanno sussidi di disoccupazione. Ci sono ulteriori misure di sospensione di alcuni versamenti, e poi ci sono alcuni interventi che sono invece una novità una novità qualitativa rispetto agli interventi precedenti. Penso alle primi interventi di ristoro / indennizzo dei settori maggiormente coinvolti, sia come sostegno al pagamento di alcuni costi, penso all'affitto e alle bollette, sia come grant o, è ancora da decidere, come abbuono di parte delle tasse rinviate, e penso anche ad alcuni interventi che iniziano a guardare alla prospettiva del nostro sistema produttivo, perché noi con le misure per la liquidità cerchiamo di garantire la sopravvivenza nell'immediato alle imprese, ma sempre di prestiti parliamo, e poi questo extra indebitamento delle imprese dovrà essere affrontato e gestito, ma noi dobbiamo anche mettere in campo degli strumenti per mobilitare il risparmio italiano e indirizzarlo verso l'economia reale, ricapitalizzando, ripatrimonializzando imprese italiane che hanno affrontato questa crisi con la storica fragilità di imprese sottocapitalizzate ed eccessivamente dipendenti dal credito bancario. E quindi noi dobbiamo mettere in campo, cercheremo di farlo nell'immediato, ma è un tema anche dei prossimi mesi, tutti gli incentivi possibili per far affluire risorse fresche dal risparmio privato verso il nostro sistema produttivo, e questo naturalmente è anche un tema da una parte fiscale e dall'altra di ingegneria finanziaria, che credo sia molto utile discutere con gli operatori del settore, sapendo che noi dovremo affrontare la fase 2, e vengo alla conclusione, nelle condizioni di incertezza che ricordavo all'inizio del mio intervento, ma anche con l'ambizione di avviare un ridisegno e una riprogettazione del nostro sistema economico e sociale, perché è chiaro che c'è un prima e un dopo rispetto a questa epidemia, molte cose sono destinate a cambiare in modo permanente. Noi dobbiamo cogliere questa fase in cui ci saranno minori resistenze al cambiamento per fare riforme strutturali che questo paese ha ritardato troppo a lungo. Penso ad una serie di cambiamenti nel mondo del lavoro, che sta sperimentando un radicale cambio di modalità organizzative e che in buona parte le dovrà mantenere anche nell'immediato futuro. Penso al ridisegno del nostro sistema di welfare, perché nell'emergenza i limiti del welfare italiani sono emersi in tutta la loro drammaticità. Penso anche ad altri temi di cui vi occupate e su cui i itinerari previdenziali e le competenze e le intelligenze che voi mettete costantemente in rapporto tra di loro possono dare un contributo importante. Tutto questo naturalmente si inquadra in un contesto europeo in rapidissima evoluzione. Io credo che le istituzioni europee e comunitarie abbiano dato una risposta vera e senza precedenti alla crisi Covid-19. Penso invece che alcuni singoli governi nazionali abbiano frenato oltre misura quello che era e rimane necessario fare, perché sono ancorati a schemi vecchi che non hanno molto senso, non hanno più senso in una fase completamente diversa. Domani c'è un Consiglio europeo decisivo da questo punto di vista. Alcuni passi in avanti molto importanti sono stati fatti nelle scorse settimane. Penso al programma di acquisto per l'emergenza pandemica della BCE, penso all'attivazione della General Escape Clause che sospende il patto di stabilità crescita, la flessibilità
sugli aiuti di Stato che ci ha permesso di fare interventi senza precedenti in sostegno delle imprese, però domani si viene al dunque sul pacchetto di interventi che è stato discusso all'Eurogruppo di pochi giorni fa e che deve iniziare ad atterrare tra gli strumenti realmente disponibili per le istituzioni europee: il piano di finanziamenti della BEI da 200 miliardi, il piano Sure per la, il sostegno occupazionale alle imprese, la linea di credito MES senza condizioni per finanziare l'emergenza sanitaria, sottolineo senza condizioni, e quindi un elemento di novità, se verrà confermato, molto forte rispetto al meccanismo europeo di stabilità come era stato disegnato nel 2011-2012, e dulcis in fondo il recovery fund proposto dalla Francia, sostenuto dall'Italia, il bazooka da 1.000-1.500 miliardi, che può essere il vero punto di svolta della cassetta degli attrezzi a livello di Unione Europea per fare ripartire un'economia che nel 2020 sperimenterà una profonda recessione, una recessione senza precedenti, e che noi dobbiamo evitare che si trasformi in una depressione. Oggi non è chiaro se avremo una ripresa V, una ripresa O a U o scenari addirittura peggiori. Molto di questo dipenderà dalle scelte di politica economica che saranno assunte a livello di Unione Europea e dai singoli governi nazionali, compreso quello italiano. Noi credo che ho cercato di spiegare quello che stiamo cercando di quello che abbiamo messo in campo e che metteremo in campo nell'immediato futuro. Faremo, e lo sottolineo nuovamente, tutto quello che è necessario per aiutare le famiglie e le imprese italiane a reggere l'urto di questa emergenza senza precedenti e a ripartire il prima possibile, il più rapidamente possibile. Grazie.